Nel seicentesco borgo stramare di Segusino, ogni anno, le sere di venerdì di luglio, sono animate da eventi grandiosi e molto particolari. L'edizione 2017 è stata particolarmente ricca di argomenti che, seppur definiti dagli organizzatori del gruppo Mare Stramare di nicchia, tanto di nicchia proprio non sembrerebbe. Come abbiamo visto, la serata iniziale ha ospitato il debutto della prima del documentario Ritratti in Malga di Michele Trentini. Nella seconda serata si è parlato del Piave e degli Zattieri con Franco Darif, conservatore del Museo degli Zattieri di Codissago. Serata molto in, invece, il terzo venerdì di luglio con Arrigo Cipriani, dell'Harris Bar di Venezia. Ed infine, la serata conclusiva della rassegna è stata venerdì 28 luglio con la proiezione del documentario di Roberto Palozzi, Il Veneto Messicano. Roberto Palozzi, di Rieti, è un ricercatore scientifico, autore televisivo e regista di documentari naturalistici e reportage geografici per Rai, Mediaset ed anche altri canali satellitari. Palozzi, durante uno dei suoi viaggi, si è imbattuto in Cipilo, un paese del Messico fondato da abitanti segusinesi e bassofeltrini nel 1882, dove tutt'oggi si parla ancora il dialetto veneto di allora. Il von una a dire la Madonna Immacolata, la Maria Immacolata, e dopo non viene feste. È un documentario che parla di Segusino e di Cipilo, due paesi, uno da una parte del mondo e uno dall'altra parte. Ma com'è venuta l'idea di parlare di questi due paesini sperduti? Ma è successo tutto abbastanza per caso, perché gironzolando in internet mi sono imbattuto in un articolo che raccontava molto sommariamente di questa vicenda di Cipilo, un paese fondato da coloni provenienti da Segusino e che ancora oggi parlano il dialetto originario di Segusino. Da lì, insomma, ho approfondito un pochino la cosa, è uscita fuori una storia molto interessante che ho proposto ai responsabili di Gheo. L'idea è stata accettata con un certo entusiasmo e da lì è partito il tutto ed è stato fatto il documentario. Qual è la cosa che più ha colpito di Cipilo, del paesino di Cipilo? Beh, certamente, anche se sembra un po' banale dirlo, ma è il modo di parlare, perché si arriva in Messico, si atterra a Città del Messico, ci si muove quindi nel Messico, in Centro America, e a un certo punto si arriva in questo paesino dove, quando ti salutano, le persone ti dicono se vedon, e insomma fa abbastanza sorridere e colpisce. E di Segusino invece? È la cosa che più ha colpito di Segusino? Di Segusino fa impressione confrontare l'ambiente da cui sono partiti i migranti con quello che hanno trovato poi in Messico, perché certamente oggi nel 2017 vedere Segusino si ha a che fare con un paese molto carino, moderno, con i problemi che mediamente ha un paese italiano, però ci si rende conto, visitando soprattutto le piccole frazioni come Stramare, quanto potesse essere difficile la vita per quei segusinesi, per quei migranti che decisero di abbandonare il loro paese. Ed effettivamente a fine 800 fare l'allevatore di mucche, fare l'agricoltore qui doveva essere una vita molto difficile. Il documentario verrà prossimamente mandato in onda nella trasmissione televisiva Gheo & Gheo di Rai 3. Sono assisti qua, vivono bene italiani, ma mi sono messicano. Durante la serata è intervenuto Agostino Coppe, sindaco di Segusino nel momento del gemellaggio del 1982, ma soprattutto promotore e sostenitore di scambi ormai decennali con Cipilo. Il gemellaggio con Cipilo nasce in famiglia, perché il papà è stato emigrante in Argentina e quindi mi ha sempre trasmesso questo pensiero verso l'emigrazione. E nel 72, quando vengono qui i rappresentanti della giunta di Cipilo, scaldano l'ambiente, che nell'80, quando divento sindaco la prima volta, andandoli a trovare, motiviamo loro e noi, perché nell'82 facciamo quello che è successo, il primo gemellaggio extra Europa d'Italia. Quindi noi andiamo là con una delegazione anche di bambini delle scuole, di studenti medi, e questo è stato la mossa vincitrice, nel senso che poi i 60 iniziali sono diventati popolo che si muove e va a conoscere, 500
cipilegni vengono qua e 800 segusinesi vanno lì. E adesso il gemellaggio è storia di ogni giorno. Anche qui abbiamo incontrato gente cipilegna, ma che è nata e lavora negli Stati Uniti, però si ricorda di Cipilo ed è contenta di trovare Cipilo qui a Stramare, quindi grazie all'associazione Amare Stramare che mi ha permesso di parlare con l'occhio del testimone quello che è stato il gemellaggio per noi, un popolo che si muove e che ricorda. Sempre durante la serata non sono mancati momenti musicali, primo fra tutti quello di Violetta Carvajal, musicologa messicano-segusinese. Un successo di pubblico e di prestigio anche per questa rassegna 2017 dei venerdì di luglio nel Borgo Stramare di Segusino, dove un plauso va agli organizzatori del gruppo Mare Stramare, coordinati da Mariano Lio. Con questo ultimo venerdì abbiamo chiuso anche la nona rassegna dei venerdì di luglio nel Borgo. L'abbiamo chiusa molto bene perché abbiamo trattato un argomento molto sentito per i segusinesi, ma che è diventato anche internazionale, e che è quello di questa particolare migrazione avvenuta alla fine dell'Ottocento. E nel lontano Messico, 135 anni fa, sono emigrati segusinesi e altra gente delle Prealpi, portando di là tradizioni, dialetti, modi di vivere, modi di mangiare. E quest'anno ricorre anche il 35esimo anniversario del gemellaggio, per cui come gruppo Mare Stramare abbiamo avuto davvero il piacere di contribuire a ricordare questa ricorrenza. Gli altri venerdì sono stati ancora un successo, sono stati degli argomenti abbastanza di nicchia, però questo ci spinge a continuare in questa strada, perché probabilmente la gente coglie nei nostri tentativi la volontà di non appiattirci sulle solite cose, ma di centrare degli argomenti a prima vista particolari che, trattati in un certo modo, approfonditi e presentati anche in maniera semplice, possono però nascondere e portare poi alla luce tante cose interessanti che a prima vista non appaiono. Ed anche la curiosità sale nell'attesa trepidante di conoscere il programma per l'edizione 2018 dei Venerdì di luglio nel Borgo Stramare di Segusino.